Allora, prima categoria 15 era la femmina persiana bianca d'occhi arancio. Per la seconda categoria era il 279 che era la femmina turco. E per la terza categoria era il 356 l'europea. Eccoli qua. Non c'erano neutri per la quarta categoria perché, come detto, la categoria dei siamesi orientali è talmente allevata in Italia che non ce n'era manco uno. Allora, i giudici hanno fatto i conti. Che io mi sono persa? Aiuto? Oh, ecco qua. Allora, al terzo posto con 30 punti il gatto numero 356, l'europeo. Con 45 punti al secondo posto il gatto numero 279 che era il turco Van. E al primo posto con 60 punti il gatto numero 15, il persiano bianco occhi arancio. Questa gatta esotica che è di proprietà di un'esotica padrona. Allora, lei è Sayuri Takano, ha un nome esotico, un viso esotico, ma in realtà è romana de Roma pure lei. E la gatta si chiama? Erbani Sahara Hot Night, detto Yaya. Ah, Yaya, ecco. Un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione. Tutti i gatti, come diceva Thomas Elliot, hanno tre nomi. Quello altisonante che è scritto sul pedigree, quello con cui vengono chiamati normalmente in casa, e poi un nome che nessun umano potrà mai sapere perché è il nome che ogni gatto dà a se stesso. Quindi Ayaya, perché il nome diciamo ufficiale è troppo lungo, è troppo difficile, è troppo altisonante. Grazie mille comunque a Sayuri perché ha deciso di allevare questa razza bellissima e rarissima in Italia. E quindi grazie mille soprattutto per portarla fuori a farcela vedere. Anche a te un piccolo omaggio offerto dal comitato organizzatore e Papa per Gatti Royal Canin. Se esci di là, grazie. Questa nuvola bianca, 60 punti, neutro assoluto della prima categoria e anche neutro assoluto best of best, è una nuvola bianca, ha un musino assolutamente dolce, si chiama Tintarella di Luna di Marilù. Daniela. Allora, Daniela ha portato questa bellissima gatta che giustamente, essendo bianca candida, si chiama Tintarella di Luna di Marilù, che è l'affisso. Come dicevo prima, i nostri gatti hanno nome e cognome. Nome Tintarella di Luna, cognome di Marilù. Allora, Daniela, grazie mille per averci portato questa magnifica gatta. Devi trovarti un cavalier servente, perché guarda quanta roba ti porti via. Un premio offerto dal comitato organizzatore, e Papa per Gatti Royal Canin. E ti offre il premio il rappresentante nazionale della Royal. Cuccioli. Al terzo posto con 35 punti il gatto numero 30, il persiano Golden. Al secondo posto con 45 punti il gatto numero 173 e al primo posto con 55 punti il gatto numero 359, il blu di Russia. Allora, abbiamo detto 15 punti al gatto 375. Una bellissima orientale blu crema spotted con due occhi meravigliosi e due orecchie altrettanto meravigliose. Questa gatta si chiama
Kalena Castogo. Elena Francioli. Che alleva gatti siamesi, orientali, tutti e due, siamesi orientali in quel di Arezzo. Wow! Allora, lei oggi, con la sua ultima nomination, il suo ultimo best, diventa, non lei, lei Elena, è lei la gatta, che mi hai detto si chiama? Togo, come i biscotti Togo, buoni i biscotti, buoni. No, non parla, strano, perché gli orientali di solito sono chiacchieroni. Allora, è una, purtroppo in Italia siamesi orientali sono pochissimo allevati, sono pochissimo conosciuti, sono una razza meravigliosa, affettuosissima, molto attaccati al proprietario, eleggono un membro della famiglia come la loro mamma e li seguono come ombre. Allora, a Togo e a Elena, grazie mille per essere stata qua con noi, anche a te un ricordo della manifestazione e Papa per Gatti Royal Canin. Grazie mille. Poi, 35 punti al gatto numero 30. Prego. Guardi che se non vuole riportarlo a casa lo porto a casa io, senza problemi. Qua. Allora, questo gatto è un maschio o una femmina? Una femminuccia golden. Un colore stupendo, difficilissimo. Nei persiani, insieme al silver shaded o al silver shell, che sono quelle varietà a occhi verdi, è uno dei colori più difficili proprio perché... praticamente avendo il colore degli occhi verdi fino a diversi anni fa, per mantenere in purezza il colore dell'occhio che deve essere verde smeraldo, questi soggetti venivano incrociati diciamo soltanto tra gatti dello stesso colore. Questo aveva portato ad un impoverimento delle linee di sangue che aveva fatto sì che questi soggetti fossero più piccoli, più delicati, più diciamo anche meno attinenti allo standard persiano. Una ventina d'anni fa questi allevatori hanno scelto una strada difficilissima da fare, che era quella di cominciare ad incrociare questi gatti col colore degli occhi verde con gatti persiani ad occhi arancio. Ed è stato difficilissimo ritornare sul colore dell'occhio verde, perché una volta che si perde il colore degli occhi, ritornare sul verde smeraldo è veramente difficile. Quindi è stata una scelta per la salute del gatto, per la salute della razza, però sono stati fuori dalle competizioni per moltissimi anni, proprio perché se lo standard dice che il gatto per essere perfetto deve avere gli occhi verdi, questi gatti purtroppo gli occhi verdi non ce l'avevano più. Adesso, dopo anni di lavoro duro, finalmente sono riusciti a ottenere dei gatti bellissimi, in piena salute, con una struttura meravigliosa, con la faccia del persiano e gli occhi verdi smeraldo. Allora, questa bellissima amica che si chiama? Dolce Amore Wonderful Girl. Wonderful Girl, non poteva essere che così. Un premio offerto dal comitato organizzatore e Papa per Gatti Royal Canin. Poi abbiamo detto con 45 punti il gatto numero 173. Di là, vado. È un norvegese delle foreste. Colore? Nero smock con bianco. Nero smock con bianco. È un colore un po' particolare, non è proprio un colore classicissimo. Ha questa mascherina bianca sul muso. Questo gatto si chiama? Just Catnap, Orlando Dirac. E poi?
e poi Junior Winner e poi World Winner 2014. E bisogna dirle queste cose. Allora, un allevatore fa tanta fatica ad allevare i gatti e fa tanti chilometri per portarli in esposizione, quindi quando si è qua bisogna dire i titoli dei propri gatti. Allora, questo gatto qua, quando 15 giorni fa si è diplomato World Winner. Cosa vuol dire? Che questo gatto è diventato nella sua categoria campione mondiale. Tutti gli anni a turno in uno dei paesi dove c'è, diciamo, la Federazione Internazionale Felina Europea, viene organizzata un'esposizione mondiale a cui partecipano quindi gatti che provengono da tutto il mondo. A Praga c'erano circa 1800 gatti. Ebbene, questo gattonzolo qua, piano piano, zitto zitto, è arrivato primo nella sua categoria. Viene dalla Svezia, ma abita in Toscana, a Siena. Beh, ascolta, meglio Siena che, con tutto il rispetto, meglio Siena che uno dei paesi del nord, dove faranno dei gatti bellissimi, ma il tempo non è proprio così meraviglioso. Allora, a Luca Bracchini, che è il fortunato proprietario di questo splendido gatto, un omaggio offerto dal comitato organizzatore e Papa per gatti Royal Canin. E qui proprio complimenti, ma vivissimi, vivissimi. E poi, al primo posto, con 55 punti, il gatto 359. Questa bellissima... questa bellissima micetta, blu di Russia, anche questa World Winner... 15 giorni fa, le emozioni si ripetono e fra l'altro devo dire, detto così, da uno che è tanti anni che sta nell'ambiente dei gattari, degli allevatori felini, è veramente con piacere un piacere vedere che un gatto allevato in Italia è arrivato fino al gradino più alto. Lo è sempre, però se devo dirla proprio tutta, mentre con i gatti della prima categoria ormai ci abbiamo un po' fatto l'abitudine, quindi non è che ci fa poi questa gran cosa, nei peli corti veramente è una cosa interessantissima. Allora, questa micia si chiama? Lei si chiama Blue Target Windstorm. Io sono Manuela Centamore, orgogliosa allevatrice e proprietaria. E mamma di questa gattina. Allora, a questa micina tutta italiana, World Winner a Praga, un ricordo del comitato organizzatore e Papa per gatti Royal Canin. Gli adulti sono le colonne portanti dell'allevamento oggi. Allora, best... al quarto posto con 20 punti il gatto numero 335, che è il Certosino. Poi con 25 punti al terzo posto il gatto numero 374, il Balinese Bianco. Al secondo posto con 45 punti il gatto numero 152, norvegese delle foreste, e con 60 punti, primo, best of best, miglior adulto dell'esposizione internazionale felina di Roma, il gatto numero 37, la femmina persiana Black Silver Shaded. Chiamiamo qua i proprietari. Bella fra le belle, con 60 punti al primo posto questa magnifica gatta Silver Shaded.
oltre a un ricordo offerto dal comitato organizzatore, oltre che a Papa per Gatti e Royal Canin, anche con i due premi più preziosi in assoluto per un allevatore di gatti, che sono la coccarda della FIFE, che va solo al miglior gatto in assoluto adulti, quindi al primo best of best degli adulti, e la medaglia d'oro offerta dall'Associazione Nazionale Felina Italiana. E tutti questi premi vanno a una gatta che si chiama? Dolce Amore Temptation. Temptation, Dolce Amore. Allora, Temptation è il nome della gatta, che è già quello un programma. Dolce Amore, ma cosa c'è di meglio di un amore felino? Niente, assolutamente. Allora, lei è Loredana Fipaldini, è la titolare dell'affisso Dolce Amore, e questa gatta è di proprietà della signora? Fiorella Mari. Fiorella Mari. Allora, grazie mille Loredana, grazie mille a Fiorella e soprattutto grazie di esistere a questa magnifica gatta che è una delizia per gli occhi. Con questo chiudo la premiazione dei migliori soggetti. E chi è? Aspetta già. 159. Ah. Allora, con questo si chiude la premiazione tecnica dei gatti più belli presenti in questa esposizione. Adesso c'è un premio extra fuori taglia, fuori budget, chiamatelo come vi pare, che va al gatto che ha ottenuto più punti in assoluto nei due giorni espositivi. E questo premio, per quanto mi dice il comitato organizzatore, va alla piccola blu di Russia, cioè alla gatta 359, che è la piccolina blu di Russia. Quindi chiamiamo Manuela Centamore. Che viene a ritirarsi questa mega coppona. Ascolta Manu, me la riporti piena di gelato? Gelato? Sì, no, gelato, troppo caldo, piena di gelato, grazie, sì, alla crema, va bene. Allora, grazie mille, questo è un premio un po' particolare, offerto dal comitato organizzatore, Papa per Gatti Royal Canin, e grazie mille soprattutto per aver allevato quella bestiola così bella.